Ragazzi, ve lo volevo dire da tempo, però ora piano piano veramente si sta concretizzando. Secondo me la nazionale italiana Under 20 può seriamente vincere questo mondiale. Io sono convinto che arriveremo in finale e abbiamo ottime possibilità di vincerlo. Sto guardando adesso la partita Italia-Mali, siamo ai quarti, ma già da prima ho buone sensazioni per questa Italia. Secondo me ce la possiamo seriamente farlo, ce la possiamo seriamente farcela e mi farebbe tantissimo piacere rivedere la nazionale trionfare, anche se una cosa dei giovanili è sempre un trofeo prestigioso che ancora non abbiamo vinto, il Mondiale Under 20. Il futuro dell'Italia sembra veramente buono, stiamo ritornando, abbiamo dei giocatori interessanti. Abbiamo un buon futuro, ragazzi. In futuro, fra massimo 10 anni, nell'arco di questi 10 anni, vinceremo sicuramente qualche cosa, o un europeo, o chissà, un mondiale. Un europeo, credo di sì, possiamo farcela. Poi sta giocando all'Under 20 un certo Plizzari, che da tifoso milanista apprezzo tantissimo, e che credo seriamente di poter puntare su questo giocatore. Purtroppo la Champions non siamo riusciti a centrarla, quindi non arriverà chissà che. State vedendo adesso pure i nomi che circolano per quanto riguarda l'allenatore, non è che sono dei nomi tanto soddisfacenti. Purtroppo non essersi qualificati è un qualcosa che ci butta un po' indietro. E a questo punto venderei Donnarumma per puntare a Plizzari. Oltretutto ci abbiamo Reina in squadra che potrebbe essere un uomo che, diciamo, dietro a Plizzari, che potrebbe essere un portiere importante per il nostro futuro. Io darei questa opportunità a Plizzari e venderei Donnarumma a questo punto. Risparmi tantissimi soldi sia sull'ingaggio, prendi tantissimi soldi perché lo puoi vendere ad una certa somma. E hai poi un certo Plizzari che non è sicuramente male, anzi, a me piace tantissimo ed è il portiere della nazionale Under 20. Questo è quello che io farei. E comunque sia, l'Italia può seriamente vincere questo mondiale. A mio avviso, arriverà in finale. Notatevi queste parole qua. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao.